gioco di Futurama! Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Futurama, il videogioco. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il rottamaio. Oggi invece affronteremo un terremoto nella discarica. Novità, Vitto Pescapoli, ora in vari gusti. Se c'è il lampone lo apprezzerei. Che cacchio è sto coso gigante, dai. Va bene, allora, cosa abbiamo qui? Un paio di gemme. Perfetto, le raccolgo tutte che a prescindere da tutto io le prendo, anche se abbiamo detto le scorse puntate che fanculo i collezionabili. Vedo che hai preso i miei stupidi fratelli. Ah, bene, così posso ucciderti io. Vendetta! Ok, con calma. Allora, qua c'è soldi. Le barriere mi proteggono. Sembrerebbe più o meno. Ah, ok, aspetta. Cos'è sto ok. Lo farò incastonare. Con calma, con calma. Raffinato. Questo è un cannone. Mandati del fiocco. Allora, aspetta, finché sto qua sono al sicuro. Uno, due, sparo. Oh cazzo, cos'è? Scappa, Bender. Scappa. Ok. Aiuto, aiuto, aiuto. Ok, lascerò, non mi ha preso. Mi ha preso alla fine in realtà. Il nettare degli dei robot. Con calma, vai, vai, vai. Cioè, con calma il paio di palle. No, Bender! Bender, prendi sto fucile! Dio mio! Perché sei stupido? Riproviamoci! È persino più facile che rubare! Ok. Guardalo che questo lo prende subito, l'altro no. Ok. Ok, con calma. Qua sono al sicuro. Vai, Bender. Raggiungi subito l'altro. Vai, 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 vai. Dai! Guardalo che... Porca puttana! Perché sei stupido, Bender? Cazzo, un triangolo devi schiacciare. È già la seconda volta. Non mi sembra una cosa così difficile. Guardalo. Cioè, questo spara subito. Andiamo già dall'altro lato, che così almeno. Aia, che dolore. Vabbè. Guarda, era così difficile, Bender. Test robot. Non mi sembra fosse così difficile. Te, mi prendo una cura a sfregio. Con calma, dai. Cioè, col calma al cazzo, perché quella roba lì ha tempo. Quindi, spara, bravo. Uno, due. Io mi affretto e vado già da questo lato. Mi affetto. Aia, meno male che sono sopravvissuto. Vai, Bender. Ok. Assaggia un po' di metallo. Dai, crepaci. Crepaci, crepaci. Oh, che cavolo. Ok, devo curarmi. Devo curarmi. Devo trovare una cura. Eccola qua. Perfetto, è anche l'ultima cura che mi era rimasta. Allora, spara. Ok, per fortuna questo l'ho evitato. Questo però no. Allora, con calma. 3, 2, 1, vai. A sto giro invece mi nascondo. Dio mio. Vabbè, dai, era già scomparso. Non diciamo cazzate. Era già scomparsa la cosa. Oh, maledetto robot, distrutto. Non hai ancora visto il peggio di me. A meno che tu non muoia prima che ti riveda. In quel caso in quel caso Dio mio, se adesso moriamo perché cadiamo nelle sabbie mobili, sclero. Ah, ok, finito, per fortuna. E te lo dico papale papale, fanculo collezionabili, detto. Anche se me ne mancano proprio 5 solo per prendere una vita extra. Ma se lo tiene. Me li prendo questi. Guarda, c'era un cristallo. Ottimo, c'è una cura.
Vabbè, dai. Per prendere una vita extra ci sto. E anche perché tesoro, almeno ho trovato sto mordocchio. Proprio per sfregio li ho presi, guarda. Ci sono qualche cristallo che ho dimenticato, tipo questo. Basta? Solo quello? Speriamo. Probabilmente ce n'è qualcuno anche dall'altro lato. Dio mio, il salto di sto gioco. Va bene, dai. Li prendo proprio solo perché sono qua. Li prendo giusto perché sono qua e almeno magari se arrivo a 50 mi prendo un'altra vita extra. Eccoci arrivati. Credevo un checkpoint io, però vabbè. Finché non succede nulla, io sono felice. Ah, eccolo qui, un checkpoint. Salve! Oh, aspetta, un'ultima gemma? Sono 40 a sto giro? No, mi sa che sono di più. Che cosa abbiamo qui? Cos'era? Per tirare la leva, d'accordo. Prima fammi prendere tutto. C'è qualche bella stripper robot. Fantastico! Credo di averli presi tutti a questo giro, dai. Credo che questa volta sia andata meglio. Tira la leva, tira la leva. Salvare i miei amici e trovarmi qualche fembot. Credo che questa sarà la copertina. Ve la butto lì. Sbucherà dalla montagna, sbucherà. Sbucherà dalla montagna, sbucherà. Ottimo lavoro, Bender. Ci hai salvata dalle grinfie della perfida Mam. Sì, ottimo, ottimo, ottimo. E ora, professore, inventerà qualcosa che risolva la situazione? Tanto lo fa normalmente. Subito. No? Purtroppo non sono un inventore tanto geniale, però ne conosco uno. Il mio mentore e tutore universitario, Adoy. Ok. Vive qua giù, sul pianeta Bogard. È l'angolo più remoto dell'universo e noi non abbiamo abbastanza carburante a materia oscura per uscire dal sistema solare. Allora suppongo tu debba andare a cercarne un po'. Andiamo a fare benzina! Non sono giocabile. Adesso lo sei. Wow! Davanti a voi, viva! Personaggi non giocanti. Oh, mamma ci ha preso. La festa è finita, brutti insolenti! Ma c'è un fucile che mira dove vuole. Avrei dovuto disattivare la sua navicella o altro quando ero su quell'asteroide. Bene, vivi e impara. Che cosa vuoi, mamma? Sono venuto a prendere il progetto del motore a materia oscura. Beh, ti è andata male. L'unico progetto esistente è nella mia testa. Adesso io lo stradica. Allora prenderemo quella. Aiuto! Mi stanno portando via! Mi hanno appena tagliato... Oh no! Oh, la parte peggiore sono le emorroidi fantasma! Vendicate la mia decapitazione! Vendicami! Adesso ci lancia in culo al mondo. E adesso eliminiamo gli altri idioti della Planet Express. Una volta per tutte! E ci buttano via. No, è del perfetto. Sole! Ha funzionato tutto bene! Oh no! Ci stiamo dirigendo verso il sole! Siamo diretti verso il sole? Oh. Game over! Ah no! Ma è come Final Space! Ma dai! Non è il migliore dei miei atterraggi, state bene? Sì, io sto bene. Per fortuna sono atterrato su qualcosa di morbido. Vrai! Anch'io sto bene, e di sicuro non grazie al nostro amico robot. Perlomeno la nave è operativa. Dovremmo riuscire ad andarcene da qui facilmente. Servirebbe del carburante a materia oscura. Purtroppo non l'abbiamo. Beh, ma abbiamo mille mordicchi. Benvenuti alla città del sole. Visitatori non benvenuti. Salve, visitatori, non siete benvenuti. Attento, Fry, non si deve guardare direttamente il sole. Salve, siete alieni di un altro pianeta? Beh sì. Cosa? Ok, va bene, ho capito. Portaci dal tuo capo. Io sono Rara, re del sole, dovrei essere io il capo. Esatto. Ma recentemente abbiamo avuto un colpo di stato. Di chi? Atei comunisti? No, Dio.
A quanto pare il potente dio del sole che predilige la carne dei fedeli. Il popolo del sole è così terrorizzato che non mette piede nemmeno nella veranda. E allora tutti sono più o meno terrorizzati da qualche dio? Temiamo di più l'esercito di guerrieri non morti che il dio del sole ha creato dalle ossa delle vittime. Quelli sì che ti concedono. Quelli sì che sono paurosi. Se riuscirete a intrufolarvi nel tempio, forse sconfiggerete il dio del sole e salverete il popolo del sole. Tutto quello che vuoi. Io ho molto a cuore la tua brutta gente e quello squallido tempio, ma devo proprio rinunciare. Verrete lautamente ricompensati. Allora ci penso io. Così, Kimosabe, hai preso della materia oscura? È il prodotto più esportato. Allora d'accordo, affare fatto. Ehi, voi due, dove andate? Tocca a te. Scusa, Lela, vorrei aiutarti a salvare il sole, ma io mi scotto facilmente. E io mi sciolgo facilmente, ma tienimi da parte la mia fetta di ricompensa. giustamente. Ma dai, ma anche da sola lo deve fare. Cos'è quel robo lì? Ah, è un ombrello. Che grande tostapane. Eh beh sì, è tostapane gigante. Beh, stavolta c'è andata bene che abbiamo trovato tutto. Signori, vi ringrazio per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Signori, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.